Beh, salve, buonasera a tutti. Terza giornata di fila all'insegna degli acquisti per l'azionario europeo, spinto in particolare anche da Wall Street che parte in pole position, dove appunto gli investitori si incamminano sulla strada degli acquisti. Ancora adesso abbiamo un'ottima movimentazione rialzista anche per quanto riguarda appunto i 13 americani. Ma andiamo a vedere le chiusure per quanto riguarda le principali piazze finanziarie europee, con il DAX che chiude a più 1,35%, IBEX più 1,65%, il CAC di Parigi a più 2,51%, poi il FTSE Londra a più 2,09% ed infine Piazza Affari che riesce anch'essa a chiudere al di sopra la parità a più 0,86%, mentre invece per quanto riguarda le news che sono state rilasciate oggi, l'effetto coronavirus sulla fiducia dei consumatori in Germania che crolla più del previsto, finendo su livelli più bassi dal maggio del 2009, secondo il sondaggio JFK. In relazione al mese di aprile, la fiducia dei consumatori tedeschi si è attestata a 2,7 punti, da indecisa flessione rispetto agli 8,3 punti della passata rilevazione. Deluse le attese, gli analisti che si aspettavano un calo più moderato del 7,1%, mentre invece la Banca Centrale Inglese ha confermato la sua politica monetaria. Nella riunione odierna, la BOE ha mantenuto i tassi di interesse fermi dello 0,10% dopo i due tagli a sorpresa delle scorse settimane che hanno ridotto il costo del denaro in maniera progressiva dello 0,75% iniziale. Confermato anche l'aumento degli acquisti titoli di Stato e obbligazioni societarie, 200 miliardi di sterline, a una cifra complessiva di 645 miliardi di sterline. La decisione, ha precisato la BOE, è stata presa all'unanimità, mentre invece durante il pomeriggio, esattamente alle ore 13:30, è stato redatto il PIL, è stato rilasciato il prodotto interno lordo degli Stati Uniti, che ha segnato nel quarto trimestre del 2019 una crescita su base annualizzata del 2,1% rispetto al trimestre precedente. Si tratta della lettura finale che conferma la stima preliminare. La crescita in linea con il terzo trimestre, in cui era stata del 2,1%. Sempre dagli Stati Uniti, boom sulle richieste di sussidi alla disoccupazione dovuto allo scoppio dell'epidemia di coronavirus che ha causato la chiusura di diverse aziende e servizi. Nella seconda settimana le richieste sono state pari a 3,28 milioni di unità rispetto alle 282 mila unità della settimana precedente. Si tratta di livelli mai visti prima, che infrangono il vecchio record di 269 mila richieste, appunto, addirittura dobbiamo ritornare nel 1900. 82. Le stime degli analisti erano per un aumento di 1,66 milioni. Mentre invece per quanto riguarda domani, unico dato durante la sessione di domani, ultima giornata della settimana, con le ore 15, con l'indice di fiducia dell'Università del Michigan. Bene, ora andiamo ad analizzare la situazione per quanto riguarda, partiamo proprio dal sterlina dollaro australiano, dove praticamente abbiamo un'operazione di acquisto, breakout del livello di prezzo 1,99,94. Siamo entrati con un buy stop. In questo momento ci troviamo a circa 110 punti di profitto, a pochi passi appunto dal target. Oggi, dal punto di vista operativo, è stata un'ottima giornata per quanto riguarda non solo il comparto valutario, ma anche il comparto per quanto riguarda anche gli indici. Infatti, segue la giornata di ieri. Quindi abbassiamo i loss per quanto riguarda la situazione. Vedete, abbiamo abbiamo oggi tre operazioni chiuse: 190, 320 e 205 punti. Mentre invece, anche per quanto riguarda la situazione dovuta per quanto riguarda appunto anche per quanto riguarda i movimenti legati appunto al valutario, abbiamo per quanto riguarda l'operazione VIX
B87 sull'oro, 260 punti, un'altra operazione B89, primo target 60 punti, raggiunto 1615, secondo target chiuso a mercato a più 185, quindi 245 punti di profitto. Ultima chiusura positiva è del USD franco, dollaro franco a 70 punti, quindi primo target raggiunto a 0,96,40. Quindi dopo sterlina dollaro australiano andiamo ad analizzare euro dollaro che in pratica dopo le indicazioni che sul future dollar index, dove il prezzo ha letteralmente invertito la rotta, quindi è stata una vera e propria strambata, diciamo in termini bellici, all'interno di questa zona di supply, cioè tra il 103 e il 104, testata l'ultima volta, anzi la prima volta tra la fine del 2016 e l'inizio del 2017. Vedete che forte movimento, e questa situazione la andiamo anche a riscontrare anche su euro dollaro, dove è partito un setup. Qua siamo sul grafico settimanale, è partito un nuovo ciclo per quanto riguarda i dati COT relativi ai COT report, quindi un nuovo ciclo rialzista, ed al momento ci troviamo a 250 punti di profitto. Mentre invece per quanto riguarda altre operazioni a mercato, ci spostiamo su dollaro yen, sell a mercato, siamo a 20 punti di profitto. Vedete come ha rotto questa zona di demand, e il prezzo piano piano si sta riportando, quindi con una bearish total che conferma la movimentazione ribassista. Mentre poi abbiamo la seconda operazione in campo per quanto riguarda dollaro franco, dopo aver raggiunto il primo target a 0,96,40, in questo momento è stato rotto, finalmente è stato rotto livello di supporto a 0,96,28, con il prezzo di come si riporta, e ovviamente con il prossimo target posizionato a 0,95,30. Mentre invece per quanto riguarda l'oro, stamattina abbiamo chiuso diverse operazioni long, sell sull'oil, c'è stata un'inversione di rotta, quindi abbiamo sfruttato l'inversione di rotta per poter entrare al mercato. Vedete, abbiamo quasi raggiunto il target su H1, quindi vedete già è stato pizzicato, diciamo, il target. Stiamo a 70 punti di profitto dopo che le quotazioni hanno rimbalzato su quest'area. Eccola qui, area di questa trend line, e da qua è partito il movimento ribassista. Mentre invece per quanto riguarda la situazione legata ad altri setup interessanti, rimaniamo ancora, abbiamo delle operazioni su New Zealand dollaro. Andiamo a vedere la situazione su New Zealand dollaro. Buy stop, però al momento non è stato ancora triggerato. Eccolo qui, vedete, abbiamo il buy stop su questa zona. Attendo una correzione, quindi vado a spostare, quindi aspetto una correzione per poter quindi prendere il movimento rialzista da più in basso, quindi su una ripartenza. Mentre invece per quanto riguarda Outcard, abbiamo un'altra operazione ancora su Outcard, un sell stop. Anche qua non è stato ancora triggerato. Vediamo un po' quello che sta succedendo. Vedete, c'è stato un cambio di passo, quindi non è stato rotto il sell stop, quindi dopo provvederò a chiudere l'operazione, a cancellare l'operazione a mercato. Bene, per stasera è tutto. Grazie mille per l'attenzione. Ci aggiorniamo domani mattina con l'ultima diretta live della settimana alle ore 8:30. Buonasera a tutti.